Venditalia 2024 continua. Siamo allo stand di Caffè Bourbone Napoli. La torrefazione napoletana ormai presente non solo a Napoli, in Italia, in Europa, ma davvero in tanti paesi del mondo, che oggi è molto ben rappresentata da David Draghi, il direttore commerciale del canale Professional, al suo esordio con VendingTV.it. David, benvenuto. Grazie mille, confermo il mio esordio, quindi è un piacere stare qui. Ed è un tuo esordio nonostante tu sia in Caffè Bourbone ormai direi da oltre 6 mesi. Tu hai iniziato la tua attività il 2 novembre del 2023 e piano piano hai messo le radici, hai cominciato a farti conoscere da tutti i nuovi e i vecchi clienti. Prima però facciamo una storia del tuo excursus lavorativo. Tu hai un mare di esperienze alle spalle e poi l'ultima, quella con Gruppo Argenta Selecta, è quello che ti ha avvicinato quanto più possibile proprio a questo settore. Ma sì, direi che ho parecchie esperienze, varie aziende, vari settori. Ho lavorato molti anni nel fast moving consumer goods, nel beverage, nel Colgate Palmolive, quindi diciamo nel toiletries. Poi ho speso quasi 15-16 anni nel consumer electronics, quindi in Sony e in LG, la parte mobile, prima di spendere l'ultimo anno e mezzo in Selecta, ovvero Gruppo Argento. Quindi tutto, diciamo tutto, meno che il mondo del caffè, a parte appunto quest'ultima esperienza, che devo dire è un mondo bellissimo, mi sta piacendo moltissimo. Credo che tutte le vecchie esperienze mi abbiano comunque aggiunto qualcosina e consentito comunque di approcciare bene un mercato che effettivamente è molto diverso. Tu prima hai detto ho incontrato già tutti i clienti, non è vero, perché noi abbiamo soltanto questo canale, che comunque è un canale molto importante per Bourbone, non l'ho incontrato ancora tutti e 3.000, noi abbiamo 3.000. Ci stai provando? Ci sto provando, devo dire sono entusiasta di questa esperienza, mi piace molto, è un'esperienza nuova perché è un'azienda familiare, chiaramente con delle radici fortissime meridionali, con una velocità incredibile sul mercato. Io vengo da multinazionale, quindi chiaramente la velocità che riusciamo ad avere in questa azienda non è la stessa che normalmente si ha in aziende di dimensioni più grandi, ma è un'azienda familiare, diciamo col DNA familiare, che sta diventando insomma un'azienda molto importante, perché nell'ultimo anno, come certamente saprete, abbiamo raggiunto e superato i 300 milioni di fatturato, quindi devo dire iniziamo ad avere una dimensione importante e una dimensione che va oltre i confini nazionali. Tu ti occupi nello specifico del canale Professional, ovvero di negozi che si occupano di distribuzione organizzata, ma non attraverso il settore retail. Allora, io mi occupo di un settore abbastanza ampio, quindi il core business, diciamo, del mio canale sono i negozi specializzati, quindi o i coffee shop, quindi parliamo di negozi o catene di negozi, generalmente di piccole dimensioni, che offrono un assortimento molto, molto ampio, molto completo di capsule, cialde, macchine, caffè, eccetera, eccetera. Anche stanno un pochino ampliando poi il loro assortimento. Qual è la tua visione del mercato oggi, a metà 2024, tenendo conto anche un po' della burrasca che c'è stata nel settore del caffè crudo, quindi le tensioni per tutto ciò che è accaduto, che hanno fatto salire tantissimo le quotazioni del caffè? Hai toccato un tema assolutamente centrale di quest'anno, o meglio del 2023, che comunque è diventato un problema ancora più marcato nel 2024, ovvero il tema dell'aumento del costo della materia prima e del caffè crudo. Giusto per dare una misura, il costo del caffè crudo, in particolare parliamo della variante robusta, è aumentato di oltre il 100% negli ultimi 16 mesi, con una fortissima accelerazione negli ultimi 4 mesi del 2024. Questo chiaramente è dovuto a una serie di fattori, prima di tutto una domanda in
leggera contrazione, o meglio in contrazione, legata a eventi climatici avversi, un aumento della domanda, in particolare della robusta, soprattutto in paesi emergenti e in altri paesi come la Cina. Terzo punto molto importante, il canale di Suez, la crisi del canale di Suez, che chiaramente ha obbligato le aziende di trasporto a cambiare le rotte commerciali, e questo ha comportato un aumento dei costi di trasporto, un allungamento dei tempi. Giusto per darvi una dimensione, per noi sono passati da 35 giorni medi fino a 85, con punta a 105. E chiaramente, peraltro, con crescenti preoccupazioni anche sul tema delle qualità. Per noi la qualità, chiaramente, tu conosci Borbone da molto tempo, c'è una cosa su cui non scendiamo mai a compromessi, è sicuramente la qualità. Quindi il tema del prezzo è sicuramente un tema. In questi ultimissimi giorni le quotazioni del caffè sono leggermente diminuite, vedremo quanto sarà stabile e duratura chiaramente questo cambiamento. Rimane comunque un aumento della materia prima a tre cifre, per noi chiaramente è un tema importante, proprio perché noi, la nostra missione è sempre offrire qualità, prodotto di elevata qualità al giusto valore, al giusto prezzo al consumatore finale. Detto ciò, il canale comunque è un canale chiaramente, canale nato con Borbone, quindi dove Borbone comunque ha sviluppato storicamente grande parte del proprio business, è un legame dove c'è una fortissima fedeltà proprio con il marchio, con l'azienda. È un canale sotto pressione chiaramente anche per effetto di altri canali, penso in particolare a GDO e web, che inevitabilmente chiaramente sono comunque dei canali destinati a mettere pressione in termini di prezzo, non solo sul canale professional. E allora, David, noi avremo modo di parlare ulteriormente di questi temi attraverso la rivista Vending News, la rivista bimestrale dedicata alla distribuzione automatica e ai temi correlati. Nel frattempo ti ringrazio e ci rivediamo prestissimo. Grazie a tutti.